E siamo a giovedì 29 agosto 2019, oggi blitz ricognizione a Bergamo. Prendo la tavolozza colorata ALE 582 regionale 4920. Che dire dell'incuria e della sporcizia all'interno? Sono direttamente proporzionali. Non c'è più bisogno di abbatterlo, l'ex piano caricatore crolla da solo. Ex compartimento di prima classe. Ah, io viaggio con la riduzione seconda classe anziani. Chiuduno con i murales di Chesi 23, street art. Quassù invece solo vomito e vergogna. A Montello il piazzale di un'impresa ferroviaria privata. Bel fabbricato viaggiatori di metà 800, ma eccolo il ma. Conservo articoli della ineffabile e diffusissimo quotidiano Eco di Bergamo, in cui questa linea, ma chissà poi perché, viene definita derelitta. Nella Montello SPA, recupero e riciclo dei rifiuti, qualcosa tipo 1 milione di tonnellate all'anno. Semplicemente al bar in Bergamasco, ai piedi della collina di San Giorgio. Seriate lavori per l'adeguamento delle banchine, sottopasso, ascensori e la posa delle pensiline. Ma eccolo il ma che c'è sempre. Milioni al vento, dicono. La stazione in futuro dovrebbe essere soppressa e spostata di 300 metri più avanti all'ospedale. Un collegamento diretto su ferro con l'ospedale Papa Giovanni. Il fiume Serio dà il nome al grosso borgo di 25.000 anime che da tempo è città.
Mi piace viaggiare e en plein air su queste elettromotrici ALE582 che sui binari lo sono dal 1987. Passerella di Boccaleone, da anni indecorosa. Scalo merci di Bergamo, vede pochi treni alla settimana. Prodotti chimici, merci pericolose. Da 30 anni e più si parla di trasformarlo in Porta Sud, nuova area urbana per la città. Una storia infinita. Superfluo notare quel cincinino di impietoso abisso tra il pendolino ETR 600 per Roma e la Trenord tavolozza colorata ALE582 con cui sono arrivato e che farà il 4921 per Brescia. Giovedì l'invio del merci Bergamo-Genova, operatore Mercitalia, arriva da Genova il martedì. Sul primo binario una delle sei elettromotrici ALE582 con livrea dedicata, ristrutturate nel 2014. Fa corsette andata e ritorno sul Calusco. Oltre la linea per Milano è interrotta per gli irrimandabili lavori sull'ottocentesco ponte San Michele in ferro ad arco anno 1889 sul fiume Adda. Due anni di lavori. Ok, un assaggio blitz ci sta. Solo fino alla fermata di Bergamo Ospedale, attivata recentemente nel 2017. È vicina, solo 3 km. Ah, il tempo vero tiranno dei mortali. E Shakespeare aggiungeva poi, li genera e li seppellisce. ALE vanno a Treviglio, noi in deviata, linea nata come Bergamo Seregno nel 1889, via Ponte San Pietro. Il nuovo ospedale, attivo dal dicembre 2012, 7 torri da 5 piani, unite da una piastra centrale, 36 sale operatorie. Dalla fermata si ammira a parte di Città Alta,
i torni, Borgo Canale. Un sottopasso ciclopedonale già varato e in arrivo hotel, nuovo polo ricettivo nell'area verde della Trucca. Ritorno con un Calusco-Bergamo. I treni della linea Lecco-Bergamo che percorrono questa tratta qui non fermano proprio. Misteri misteriosi e tante polemiche. Si notano e il sottopasso e i piani interrati dell'hotel. Progetti per eliminare questo per gli automobilisti infernale PL alle volte con le sbarre in tilt. Progetti sono pronti da troppi, troppi anni. E sul secondo ecco che arriva un Brescia. Quello stramorto binario sulla destra sarebbe, bello e pronto, l'inizio dei 5 km del treno per l'aeroporto di Ovio. Portata minima causa continui prelievi lungo il percorso, il serio è sempre troppo poco serio.
grondina svolazzante, simbolo per me di viaggio en plein air. Qualsiasi paesaggio, che siano panorami grandiosi, borgate di periferia, zone industriali, qualsiasi paesaggio visto dal finestrino di un treno è uno spettacolo lento e in presa diretta con gli scenari attraversati, un fascino che non è mai cambiato. Lassù il Calvario sul monte di Grumello. Chiamano stazioni impresenziate. Derelitte è quel cincinino più appropriato. Aspirante tavolozza colorata prosegue per Brescia. Ma di soli treni non si sopravvive, ci vuole il companatico. Sul Garda c'è un borgo, il borgo delle Limonaie. Antico borgo ben conservato, conosciuto per la coltivazione degli agrumi, limoni soprattutto. Il suo nome non può che essere Limone sul Garda. Frati nel XII secolo portarono i limoni. Nel Cinquecento già era tutto un giardino ameno di copiosi pomi in ogni stagione dell'anno. Nel Settecento la coltivazione divenne un'industria e le vaste limonaie a quasi 48 gradi di latitudine fecero di questa riviera la zona di coltivazione di limoni più settentrionale al mondo. Una valletta riparata e esposta al sole, l'acqua del ruscello, il declivio del Poggio. Le limonaie sono su più ripiani collegati da scale in pietra, chiuse su tre parti da massicce muraglie. Tra le limonaie una chiesetta del Cinquecento dedicata a San Rocco e legata a voti di preservazione e guarigione dalla peste. Iscrizioni tipo Pulvis et umbra sumus. Il borgo è praticamente tutto pedonale. È l'ultimo paese lombardo della Gardesana occidentale.
all'ombra delle limonaie, nel trafficato Porto Vecchio, c'è giusto il tempo per il più veloce degli spuntini. Una perla e un'esperienza unica, la passerella sul lago in direzione Riva del Garda. Tracciato aperto nel luglio del 2018, oltre 2 chilometri, a sbalzo sul Benaco, il lago di Garda, o Benaco secondo la più colta etimologia latina. Si è sospesi proprio sul lago, da Limone fino al confine con il Trentino, dove la passerella, che è realizzata con ancoraggi nella roccia, termina e si torna indietro. Si cammina o si pedala su pannelli di cemento con effetto legno e, va da sé, viste strapanoramiche sul lago. Al lato della passerella, la statale 45 bis, la Gardesana occidentale. Tecnicamente sono i 154 km da Cremona a Trento. Ogni borgo una meraviglia, cito a caso Gardone, Salò, Sirmione, Peschiera, Lazise, Bardolino, Garda, Malcesine, Riva. Ma solo Limone ha una passerella così. Lascio la magia del borgo antico e vale per tutti i nostri italici paesi dalla tanta storia. Via sui binari di Rovato, ora. Sempre più vicina la rottamazione per i 3245 e il 214 da tempo nel desolato scalo di Borgo. Il raccordo tra Rovato Borgo e Rovato FS dall'imponente fabbricato viaggiatori. A Rovato treni regionali da e per Verona o Brescia per Milano. Vectron DB Cargo Italia di costruzione Siemens. Fischia una bella E652. Semipilota Casaralta tipo 1979 a fondale da un lato. Dall'altro la stazioncina Liberty anno 1911 di Rovato Borgo, dove vado. La vuota velostazione. Il raccordo è l'unico punto di collegamento tra le due linee. Le condizioni in stazione, chiusa ad ogni traffico passeggeri dal 9 dicembre 2018. Stazione di testa dal 1956 Rovato Borgo, quando venne chiusa la linea per Cremona. I binari capolinea vanno scomparendo tra la vegetazione infestante. Resiste la cara vecchia campanella Leopolder,
che ora annuncia un invio di rotabili dalle officine deposito di Iseo a Lecco via Bergamo. Sorpresa! Arriva una tripla, è in massima composizione, di ATR 115 Stadler GTW 2 su 6. Un po' la sorte, un incontro fortuito, il caro amico macchinista provvede da sé ad aprire il raccordo con Rovato FS. E che nostalgia ho di quando, erano gli anni 90, qui riprendevo ancora lunghi merci coi CNE Breda anche in tripla trazione. Ora le ferrovie dello Stato, o meglio, lo Stato delle ferrovie. Niente qua, è scomparso tutto qua. Mamma mia. Allora c'è il cigarro che non vorrei qua. Come si fa qua a lavorare così? Guarda il tutto che è stato il lavoro. E alla fine le sbarre del PL, che lo fanno ormai troppo raramente, possono scendere. Andiamo, Luis. Con le indicazioni sta pilotando il macchinista che è nella cabina della TR005 che è in coda e che conduce il convoglio in retromarcia. Poi sarà invece a fine manovra correttamente in testa in direzione Milano. Lo sai perché lo giri il macaco, poi gli dai i colpetti col tallone al fermascambi. Io faccio così e giro al volo proprio. C'è il barbatrucco. C'è l'erba pure qua. Questi pezzi. Questo è a posto. Dovrebbero essere tutti a posto, tutto regolare, vieni pure. Ti fermo alla 15 che chiamo dirigente. Penso che andremo dietro questo qua, sta entrando Bergamo adesso. I tre ATR proseguono ora lungo il tronchino, poi in retromarcia si metteranno sul primo binario.
Casaralta, anche se revampizzate pur sempre tipo 1979 e gli ATR Stadler anno 2011, un divario di oltre 30 annetti. Gli ATR sulla linea per Bergamo. Diciamo che con queste medie distanze stanno sfilando almeno, quelli oscurati compresi, almeno 150 finestrini apribili. Altri 150. Quando penso agli Stadler tristemente sigillati, da quei finestrini vedi i riflessi dei neon interni e va da sé che esprimo solo pensiero ferrovivatico. Beh, cosa saggia lasciarlo in pace lui? Meglio presentarci a quadrupedi dallo sguardo docile come gli asinelli. Loro si fidano di noi. Siamo in una fattoria didattica nel verde della natura di una valle bergamasca. Il fumo del camino segnala l'ora del pranzo. Nel paiolo di rame gira la polenta di mais. La tavola aspetta. Qualcuno suda sempre perché altri stiano seduti e mangino. Molto particolare l'ambiente. Il titolare è da sempre vicino alle cause delle tribù di pelli rosse nativi d'America. Ne conosce la storia, la cultura e ospita spesso piumati gruppi folcloristici. Lui è indifferente, ma lei ci avverte che il pranzo attende. I casoncelli irrinunciabili. Inevitabile l'abbiocco post pranzo, patrimonio dell'umanità. Inseparabile cappotto di lana anche ad agosto. Esotici per eccellenza i pappagalli. Poi i classici animali da cortile di fattoria e pollame a non finire. Ho
coibo, credo che nel ritorno non avrò problemi nelle curve ma nei rettilinei. Mi viene una citazione storica: come l'asino è il popolo, utile, paziente e bastonato. Ok, ok, ora sui binari, a Grumello. Non sono qui per questo incrocio delle 13.30 tra il 49.18 ALE 582 per Bergamo col 49.15 piano ribassato per Brescia. Sono qui perché l'amico macchinista mi aveva confidato che oggi, sabato 31 agosto 2019, sarebbe transitato dal mio borgo con una trappulella ALN 668 in trasferimento da Lecco al deposito di Iseo. Il pendolino ETR 600, freccia 185-08, Roma-Bergamo, chiude queste cronache minime numero 6. Caldo, umido questo agosto, un po' di refrigerio, su via.